anche meno, solamente una curva per il primo che sembra non dover cedere. Siete collegati con lo stadio dei Marmi, Pietro Mennea, ancora una finale 1998 maschile. Siamo ormai a parte del programma, abbiamo lasciato i due terzi di questo programma del Mille di Miguel. Allora Maurizio, seguiamo queste ultime battute. Un applauso per questo ragazzo che si avvia a vincere questa finale classe 1998, per lui ancora una cinquantina di metri ha retto fino alla fine, se n'è andato a un giro della fine, dalla fine e poi ha retto fino al termine. Grande corsa, bellissima corsa di questo ragazzo, sentiamo all'incirca il tempo dai cronometristi, poi ce lo diranno. 2:40:08, un ottimo tempo anche questo. Ottimo tempo anche questo qua, 2:40:08. Andiamo a sentire anche il nome e cognome del vincitore, di che scuola, a che scuola appartiene. Complimenti, nome e cognome. Dario Moretti, Dario. Quindi Dario Moretti ha vinto questa gara del 1998. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Allora, qui siamo alla Casa del Gesto, che è un bene confiscato alle mafie, dove più studenti da tutte le scuole di Roma hanno appena concluso una lunga lettura. Abbiamo letto i 900 nomi delle vittime innocenti di mafia. Oggi è il 21 marzo, primo giorno di primavera, del giorno in cui i comitati delle vittime di mafia hanno scelto di ricordare tutte le vittime innocenti morte appunto per causa della violenza mafiosa. Abbiamo voluto farlo qui a Roma in un bene confiscato. Questa lettura è avvenuta in tantissime città d'Italia, quindi un momento che ha veramente unito tutta la nazione. Allora, c'è una grande manifestazione nella città di Messina, che è un po' quest'anno il cuore del 21 marzo di Libera, dove ci sono diverse centinaia di familiari di vittime di mafia che si sono riuniti insieme e che hanno guidato il corteo nella città di Messina. La stessa lettura dei 900 nomi è avvenuta in contemporanea in più di 1000 luoghi in Italia, quindi davvero un filo di memoria che ha unito tutto il paese. E in tutta Italia, oltre a questa lezione dei nomi, si svolgeranno tante iniziative. Anche oggi qui a Roma, alla Casa del Gesto, nel pomeriggio avremo seminari di approfondimento, assistiamo gli studenti nel parco, quindi una giornata non solo per ricordare le vittime delle mafie di mafia, ma anche una giornata di impegno, perché sappiamo benissimo quanto le mafie sono forti e sono potenti anche purtroppo in una città come Roma, e quindi vogliamo conoscere, vogliamo approfondire, vogliamo studiare con noi, quindi ragazzi oggi ci troveranno tutta la giornata per dedicarla alle vittime innocenti di mafia, ma soprattutto per occuparsi della loro vita e del loro futuro, quindi il sistema purtroppo con le mafie è ancora attuale. Si è conclusa veramente da pochi secondi la lettura dei nomi, quindi erano riferiti a quello. È stato appena terzo l'intervento del familiare di vittima di mafia, che è Alessandro Antioquia, il fratello di Roberto Antioquia, che era un ragazzo di 23 anni, purtroppo ucciso nell'85 a Palermo e faceva la scorta volontaria a Mimica Scala, quindi il suo intervento è stato salutato da un caloroso applauso. E adesso stiamo semplicemente leggendo il programma della giornata e tra poco insomma continueremo. Quindi si è concluso, diciamo, il momento principale. Bene. Davanti a tutto lo stadio di Marmi, se è possibile un applauso Adesso
Allora veramente un grande ringraziamento agli amici di Libera che hanno curato questo collegamento. Qui adesso possiamo naturalmente riprendere il filo della giornata e cederemo di nuovo la parola a Maurizio Ruggeri e a Francesco Allori per quanto riguarda le gare del salto in lungo. Dovremmo essere al 1998 e quindi ritroviamo adesso il filo del programma. A te Maurizio. Grazie Valerio, intanto c'è qui il ragazzo che ha sbarrito il cellulare, se Leonardo potesse allora venire qui alla partenza. Ragazze, grazie. Siete collegati, sì, però un attimo solo con le ragazze. Allora siete collegati con lo Stadio dei Marmi, Pietro Mennea, finali del 1000 di Michele Dellungo, di Jesse Owens e Lutz Long. Tanti vincitori, tante corse, tante gare, tanta atletica, ma anche tanto impegno. E l'impegno per esempio di questa giornata, la giornata del 21, venite qui ragazze, venite qui, c'è una delle vincitrici, ci sono le ragazze, venite, venite tutti quanti qui, facciamo insieme, cerchiamo di prendere tutte quante. Sì, esatto, mancano le ragazze del 1997, vedete, facciamo vedere anche questa maglia, la maglia della candidatura olimpica di Roma con i ragazzi del CANT. Ecco, è stata una giornata del CANT e del Machiavelli, è stata una giornata importante anche sotto il profilo dell'impegno, ecco. Lo sport è anche un modo, secondo voi, per combattere la mafia, per combattere la violenza? Sì, diciamo che lo sport è anche un motivo di unione e fratellanza e ci si sente tutti partecipi di una cosa sola alla fine, quindi penso che sia anche un buon modo per sentirsi vicini alle persone che purtroppo hanno perso la vita per combattere. Grazie. Io penso che comunque sia ricordare un evento del genere tramite un evento sportivo che comunque coinvolge tante persone e anche di varie età, comunque, perché abbiamo bambini piccoli ma anche ragazzi grandi, sia un modo per trasmettere il messaggio anche a più generazioni tramite l'evento. Benissimo, continuiamo. Sì, anche io penso che comunque questa manifestazione sia un modo per unire molto più persone, unire tutto il collettivo e in questo caso è anche contro la mafia e quindi è un modo per combattere. È un modo anche per ricordare tutti quanti che bisogna combattere con la mafia e in questo modo possiamo anche trasmettere non solo ai più grandi ma anche ai più piccoli. Che secondo me è un modo per combattere la mafia perché anche lo sport continuerà anche se ci sarà questa, diciamo, queste cattive e proprio questo è un motivo per ricordare che abbiamo perso una vita per combattere la mafia. Grazie, quindi adesso ragazzi vi cediamo il microfono per effettuare l'intervista a una delle vincitrici. Ora però direi di rimanere forse Francesca sulla pista. Ecco, intanto comunque vi cedo il microfono. Allora, grazie mille, qui abbiamo la vincitrice della gara di 1000 del 1998. Come ti chiami? Partite Flavia Porro, Susanna Bassano, Laura Sussai, Francesca Volpe, Nadia Chiosca, Miriam Pizzi, Isabella Pallarola, Cipria Martini, Chiara Uria, Mariana Brunella, Michela Armanini, Veneziano, Faiatelli, Martina Bondo, Teresa Brunetti, Lavinia Corazzini. Allora, ti piace lo sport? Oltre all'atletica pratichi anche altri sport? No, ho praticato Senti, hai vinto. Come ci si sente nello spirito dell'atleta vincitrice? Dopo la soddisfazione di questa vittoria parteciperai anche a altre gare come questa in futuro? E la prof sarà molto soddisfatta. Grazie a te. Grazie, allora direi di lasciare a questo punto lo spazio sulla pista. Lasciamo lo spazio sulla pista e ora eccoci di nuovo a parlare di Runfest e del Golden Gala e in particolare siccome molte scuole sono collegate e tra l'altro non c'è solo la diretta ma poi avremo anche la ritrasmissione in differita
differita, quindi magari le stesse persone che sono qui avranno modo di avere delle informazioni. Allora, scuole che vogliono andare a vedere il Golden Gala, come fare? Assolutamente sì, anche quest'anno la FIDA l'ha riproposta, la possibilità per tutte le scuole della Regione Lazio di aderire al progetto a lezione di atletica. Fondamentalmente diamo la possibilità a tutti gli istituti, sia ragazzi che ovviamente anche i genitori che volessero partecipare, assistere al meeting dalla Tribuna Tevere a un prezzo agevolato di 5 euro, tramite ovviamente la richiesta fatta però dall'istituto scolastico. Oltre a questo vogliamo anche affiancare la possibilità di provare tutte le discipline dell'atletica. Sempre grazie a Runfest, nei giorni precedenti ci sarà la possibilità di provare sia la velocità che il salto in alto, e per i ragazzi più piccolini anche il lancio di vortex. Benissimo, allora quindi la richiesta deve essere formulata come scuola, lo ricordiamo, per accedere a questa promozione che quindi non guarda solo alla serata, cioè non è una proposta solo per diventare spettatori del Golden Gala, ma anche per diventare praticanti di atletica leggera. Assolutamente sì, tutte le informative sono state inviate tramite il MIUR, l'ufficio scolastico regionale, ma ovviamente contattando anche il comitato organizzatore del Golden Gala si potrà avere accesso a tutte queste informazioni. Grazie moltissime, e adesso vediamo di seguire questo finale, aspettiamo un secondo che si concluda il finale, poi cederemo la linea a Melissa Marianna e Irene del Cant, che intervisteranno un altro vincitore, Dario Moretti, ma seguiamo sempre, teniamoci sul 1997, su questa finale, su questo ultimo tratto. È l'ultimo 1000 metri per le ragazze che finiscono qui, andiamo a sentire anche il nome, la scuola della vincitrice. Dobbiamo dire che tutte hanno completato. Allora, Melissa, Marianna e Irene del Cant, cediamo il microfono per l'intervista a Dario Moretti. Ciao, e come ti chiami? Quanti anni hai? 17. Da che scuola vieni? Giuseppe Grotta Ferrata. Liceo? Quarto. No, è scientifico. E sai più o meno che tempo hai fatto? Quarto, hanno detto. Abbastanza, anche perché avevo un'influenza in San Polino. Fai qualche sport? Sì, faccio il tempo. Quali sono state le sensazioni là? All'inizio non ho fatto tantissimo, però verso l'ultimo giro sono guardato molto, molto, molta fatica, sentivo. Grazie. Grazie alle ragazze del Cant. Valerio Piccioni, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo 1000 di Michele. A te il microfono. Sì, ci stiamo avvicinando alla conclusione del 1000 di Miguel, ma naturalmente avremo poi anche il salto in lungo che probabilmente sconfinerà rispetto al 1000 di Miguel. Abbiamo parlato di tante cose in questa giornata, adesso vediamo alla partenza l'ultima gara di corsa, quindi cercheremo di seguirla per bene, l'ultima gara di corsa. E intanto vedete che forse Francesca si può un attimo inquadrare la postazione delle ragazze che stanno nell'ambito del progetto dell'alternanza scuola-lavoro con Luis Peroma e la corsa di Miguel, sono incaricate di inserire tutti i dati nel computer, dati che naturalmente saranno pubblicati tra qualche veramente minuto sul sito della corsa di Miguel e anche sul profilo Facebook. Per cui ecco questa altra postazione, tra l'altro tra poco li interpelleremo perché vogliamo avere tutto il quadro della situazione per quanto riguarda i vincitori di queste 18 gare sulla distanza dei 1000 metri. Adesso tra poco vedremo di dare quest'altra partenza, o meglio vedremo il momento in cui partita adesso questa finale, l'ultima di corsa. Diamo la parola allo speaker. Intorno alle 2.35, poi sentiremo anche al centesimo del ragazzo del Visconti,
E dunque andiamo ai 200 metri, un'andatura piuttosto sollecita, rapida, questa di questi ragazzi, bellissima la corsa del battistrada che passa ai 200 metri, poco sopra i 30 secondi o 30 secondi all'incirca, è un ritmo da 2.35, 2.36 anche questo, forse un pochino più lento. Abbiamo un aggiornamento da lungo. L'eliminatore secondo 4.88, Maria Stella Vanga del Cavour, quindi è la prima delle sei finaliste che inizieranno la seconda serie di salti. 4.88. Allora Matteo Pacenza della Newton nettamente in testa in questo Mideliniletto, l'anno scorso ci dice Marisa Masullo ha anche vinto la manifestazione. Matteo Pacenza della Newton nettamente in testa quando per lui manca un giro a questo punto. Un giro per Matteo Pacenza, sta correndo benissimo, una bellissima corsa questo di questo ragazzo della scuola Newton, a circa una trentina, quarantina di metri adesso di vantaggio sugli altri, e comunque non mollano, 300 metri ancora per Matteo Pacenza della Newton, è l'ultima finale della Mille di Michele 2016, siamo nell'anno olimpico, salutiamo anche la medaglia d'oro di Gianmarco Gamberi conquistata sabato notte in quel di Portland in Ohio, medaglia d'oro ai mondiali indoor. Dunque complimenti a Gianmarco Gamberi con 2.36, ma seguiamo Matteo Pacenza della Newton esprimersi in una bellissima corsa, è bello anche vedere correre bene questi ragazzi, soprattutto non solo ma per il tempo, ultimo rettilineo per questo rappresentante della scuola Newton, potrebbe fare un grandissimo tempo, un applauso per questo ragazzo, 30 metri della finale. Stupenda la corsa di questo ragazzo, veramente bellissimo, è un ragazzo che sicuramente va a retta leggera, ma bravi anche gli altri, non gli arrivano a ridosso, non troppo lontano, un applauso a tutti coloro che hanno dato lustro a questa bellissima giornata. Matteo Pacenza della Newton, andiamo a sentire il tempo dai giudici, ma ripeto, è stato bello vedere anche la sua corsetta di corsa, stupendo. Si parla di 2.36, quindi un tempone anche per questo ragazzo. Applausi per lui. Eccoci. Abbiamo visto proprio un ragazzo in maglia rossa che con una generosità finanche eccessiva è arrivato toccandosi purtroppo la coscia, e vogliamo sentirlo, perché comunque vogliamo adesso vediamo di accertare intanto quali sono le sue condizioni e vediamo di far intanto venire. Ecco, c'è un piccolo infortunio adesso che però non ha impedito a questo ragazzo che voleva proprio andare fino in fondo. Adesso effettueremo tra poco, intanto c'è l'intervista a Matteo Pacenza che poi sentiremo anche noi, l'ultimo vincitore della giornata. Adesso noi cercheremo di fare il punto sulle varie classifiche, perché questo è ovviamente importante. Adesso vogliamo un attimo chiamare uno dei nostri amici cronometristi, eccolo qui, lo vogliamo sentire e ringraziare perché siete stati grandissimi protagonisti, veramente non solo oggi ma ormai non teniamo più il conto di queste mattinate. Ecco, spiegaci un attimo il vostro punto di vista, a parte quello ovviamente delle fatiche diciamo che avete dovuto accumulare anche voi in questi giorni, com'è vivere diciamo dal vostro punto di vista di chi deve registrare migliaia di tempi queste giornate come quella di oggi? Beh, questa è una cosa splendida, perché al di là della rilazione del tempo è il nostro lavoro. Oggi è una giornata meravigliosa, un colpo d'occhio dello Stadio dei Marmi, vedere tutti questi ragazzi che affrontano la finale con un entusiasmo tale ti ripaga di tutto, di tutti gli sforzi, e tu fai parte insieme a loro dell'organizzazione mirabolante, anche quella di Valerio Piccioni, veramente ottima, è stata un insieme di giornate da un mese e mezzo che andiamo avanti, ed oggi è la tenda conclusione di tutto quanto.
potremmo quasi dire che dai, piangeremo di non vederci per qualche mese, ma non ci perderemo di vista. Grazie veramente, grazie alla Federazione Italiana Cronometristi che è stata con l'organizzazione. E adesso le frasi di Elvira Sanchez, la sorella di Miguel, dall'altoparlante. Qui a Milano, realizzando le sue cose, lavorando, studiando, facendo sport, portando nei suoi occhi un segreto, un affascinante segreto. Imagina che ha realizzando sue cose, lavorando, studiando, praticando deportes, llevando en sus ojos un secreto, un hermoso secreto a punto de aflorar. Imagina che pensa, che discute, che aiuta quelli che ne hanno bisogno, che sogna che il mondo possa cambiare. Imagina che pensa, che discute, che aiuta a los que necesitan y sueña con que el mundo se puede cambiar. Simile a tanti, figli, fratelli, amici, compagni, che ognuno di voi conserva nella memoria, o può seguire con lo sguardo, o sapere dove sta. Parecido a cualquiera de tantos, hijos, hermanos, amigos, compañeros, que cada uno de ustedes tiene presente en su memoria, o puede seguir con la memoria. Ecco alcune frasi delle poesie di Miguel, sentiamo sullo sfondo, ma cediamo proprio la parola a Laura, che intervisterà l'ultimo vincitore di giornata delle mille di Miguel, Matteo Pacenza. Allora sì, siamo qui, abbiamo qui davanti il vincitore delle gare dei mille di Miguel del 1997. Complimenti, come ci si sente nello spirito dell'atleta vincitore? Beh, oddio, queste qua sono gare secondarie, nelle gare importanti però sì, vincere non è l'importante, non è partecipare ma è vincere alla fine in queste gare, perché solo se vinci riesci a combattere la fatica, cioè quindi riesci a combattere contro te stesso. L'atletica è uno sport uno contro tutti, quindi se non batti te stesso non puoi, non ci sono scuse, quindi se perdi l'unica scusa è che non sei riuscito a vincere contro di te, ovviamente. Ottimo spirito. E senti, oltre ad atletica leggera, che mi sembra che tu sia abilissimo, fai anche qualche altro sport? No, ovviamente no, mi dedico totalmente all'atletica per adesso almeno. È uno sport che è veramente educativo dal punto di vista formativo della persona, però mi piacerebbe ogni tanto provare qualche altro sport, ogni tanto una scappatina non manca. È una performance impeccabile, che ne pensi? Beh, ti aspettavi? No, non era quello che mi aspettavo sinceramente, l'allenamento che faccio mi doveva portare altri frutti ancora migliori di questo, e diciamo solo che l'altro anno ho fatto 2.34, questo era il record di questa manifestazione, quest'anno ovviamente dopo un anno di allenamento ci si aspetta di scendere sotto, però non ci sono riuscito quest'anno. Vabbè, sarà per la prossima volta. Complimenti. Grazie. Ottima performance, complimenti e speriamo che tu continui sempre a vincere con questo spirito. Certo, grazie mille. Grazie a te. Arrivederci. Grazie a Matteo. Allora, adesso dobbiamo fare un'operazione che possiamo fare proprio in diretta, perché naturalmente abbiamo potuto dare qualche risultato, però ovviamente dobbiamo cercare adesso di riepilogare un po' quanto è accaduto nella giornata delle mille di Miguel. Intanto chiamiamo un secondo anche Laura e Luca, Laura Coccia, deputato del Partito Democratico, ma soprattutto in questo caso atleta paralimpica che è qui e soprattutto persona che ha, non dimentichiamolo, corso più volte la corsa di Miguel proprio da atleta disabile. Eccola qui Laura, allora tu sei un po' un abitué della corsa di Miguel, della corsa grande, delle corse piccole, insomma qui non ci si capisce neanche più niente. Comunque che effetto ti fa sempre venire? Tu eri ovviamente presente anche alla corsa di Miguel, quella madre del 31 gennaio, e adesso sei qui invece in questa corsa, in questo Stadio dei Marmi. Beh, per me è importante essere soprattutto al fianco dei ragazzi, perché è vero, la corsa madre ha l'importanza di ricordare Miguel Sanchez un po' a tutto il mondo, ma poi è importante anche trasmettere la memoria ai più giovani e trasmettere la memoria di Miguel Sanchez attraverso la corsa, il modo migliore con il quale si possa ricordare un atleta.
Bene, ecco, secondo te, abbiamo parlato anche con Fabio Guadagnini di Roma 2024, è giusto, diciamo, cercare di trovare un collegamento un po' tra questo sport, diciamo, come dire, questo sport di base, questo sport dell'inizio di una storia, di una traiettoria sportiva, e quanto invece sogniamo a livello di Olimpiadi, a livello ovviamente di sport di vertice che potrebbe arrivare qui nel 2024? Beh, io ricordo la candidatura di Roma 2004, ero una bambina quando fu proposta e mi ricordo che ci portarono con la scuola in Campidoglio per sognare tutti quanti insieme. Per me, che avevo appena iniziato a muovere i primi passi su una pista di atletica, fu un modo per iniziare a sognare che anch'io potevo partecipare alle Olimpiadi e potevo cominciare a sognare anch'io quella gara a cinque cerchi che tutti gli atleti immaginano di correre almeno una volta nella vita. Ecco, io penso che i ragazzi che sono qui oggi possono appunto vivere l'avventura di Roma 2024 come un sogno, come un'aspirazione. Correre i giochi in casa propria è un po' la massima aspirazione, ancora di più che partecipare a un'Olimpiade, perché non per tutti gli atleti, non tutti gli atleti hanno questa opportunità, e avere il pubblico che ti sostiene deve essere veramente una cosa bellissima. Grazie Laura, grazie per seguire sempre le iniziative della corsa e del Mille di Michele. Ora vedevamo il professor Domenico D'Orazio da qualche parte, eccolo qui, grande amico, io direi, dell'Argentina che difende la memoria, è stato anche lui in Argentina. Ecco, sei uno dei veterani del Mille di Michele, e una tua impressione sulla giornata? Fantastica. Voi diciamo che è un insegnante del Pacinotti Archimede, ci scordavamo di dirlo. Ho cambiato tre scuole, ma sempre michelista nel cuore, diciamo. No, giornata fantastica, i ragazzi hanno fatto delle bellissime prestazioni, poi il tempo ci ha assistito, sono contento dei miei, abbiamo avuto due quarti posti e un quinto, quindi va bene così. È difficile insegnare l'atletica a scuola? Noi non abbiamo proprio spazi idonei, per cui molti ragazzi lo fanno al di fuori dell'attività scolastica, però noi abbiamo la fortuna di avere delle partecipazioni con la Kronos, per cui i nostri ragazzi di primo sportivo fanno sei moduli di atletica, quindi hanno un approfondimento soddisfacente, diciamo, di quelle che sono le discipline principali. Grazie Domenico, ora chiamiamo Donatella Pignotti qui con i suoi ragazzi, perché dobbiamo anche raccontare almeno per 30 secondi quello che succederà proprio con i nostri amici del CANT, che sono impegnati con noi in un progetto di alternanza scuola-lavoro, ma ci sono queste famose cantiadi e dobbiamo parlare di queste cantiadi. Naturalmente dovete spiegare tutto, è un pubblico che non vi conosce, al di là del fatto che il liceo CANT appunto ci sta dando una mano, sta dando una mano alla Corsa di Michele, al Mille di Michele, per promuovere e organizzare queste manifestazioni. Donatella Pignotti, professoressa del CANT, che cosa sono le cantiadi? Sono un progetto da me ideato sei anni fa, è una manifestazione sportiva ovviamente per i ragazzi del liceo CANT, per cui tutti si spostano il 12 aprile 2016 al campo di atletica Tor Tre Teste e proveranno a sfidarsi su cinque discipline dell'atletica leggera: salto in lungo, alto, getto del peso, 60 medi e 1000, e ci sarà anche la staffetta 4%, per cui i ragazzi sono, diciamo, molto interessati e vogliono partecipare, vogliono vincere e soprattutto stabilire il record del liceo. E le categorie saranno divise per biennio i primi due anni, triennio maschi e femmine ovviamente, quindi siete tutti invitati a venire a vedere i nostri ragazzi. Una parte di loro faranno anche un'apertura ballando, un po' proprio come buon auspicio, un'altra parte interverrà proprio nel, diciamo, far sapere al pubblico presente i risultati delle gare e animeranno comunque la giornata di gare. Tutto qua. Allora ragazzi, ricordiamo 12 aprile cantiadi Stadio Nori di Tor Tre Teste, quindi questo altro appuntamento, grazie ancora. E naturalmente ci risentiamo prestissimo, ora qui con Giorgio Lo Giudice. Ora però direi anche di cercare, scusate questo passaggio adesso, di cercare magari le classifiche, così possiamo
le classifiche adesso, le classifiche con... Allora, Giorgio Lo Giudice, siamo ai microfoni, siamo sintonizzati su www.wisp.it e questa sigla WISP non ti è sconosciuta. Ovviamente stiamo parlando con l'organizzatore, il numero uno dell'organizzazione della Corsa di Miguel e del Mille di Miguel, e siamo francamente stremati, ecco, diciamo la verità, però soddisfatti. Beh, intanto io non sono il numero uno, perché siamo in tanti numeri, forse siamo 10 numeri due, ma non c'è un numero uno, mettiamolo in chiaro, perché siamo in tanti a provare a darci da fare. L'UISP, io sono nato con l'UISP nel 1953-52, quindi adesso mi ritrovo dopo una sessantina d'anni nuovamente a ricollaborare. Ed è un bel collaborare, siamo lieti di essere insieme a degli amici che per anni ci sono comunque stati vicino. Questa manifestazione ha avuto un grande successo, la cosa ci inorgoglisce, come tu puoi ben capire, perché fai parte pure te di questo giro. Ci sono stati anche risultati tecnici notevoli, il che non guasta, perché vicino alla partecipazione generalizzata, il fatto che ci siano dei risultati tecnici significa che le cose funzionano in qualche modo. Ecco, una cosa importante, Giorgio, a questo punto non da organizzatore, ma diciamo da professore di educazione fisica, da ex professore di educazione fisica, ma anche in realtà da tecnico di atletica leggera. Se tu dovessi dire la criticità, diciamo, tecnica per quanto riguarda il 1000, per quanto riguarda il salto in lungo, cioè che cos'è che manca a questi ragazzi e che cos'è che invece già c'è nelle loro falcate, nei loro salti? Nelle loro falcate e nei loro salti c'è potenzialmente l'idea di poter diventare atleti veri, di fare dei risultati tecnici notevoli. Manca una guida tecnica, manca chi questi ragazzi veramente li tratti con amore al campo, li porti, li fa allenare 3-4 volte a settimana, cerca di fargli fare un'attività in maniera organizzata e razionale. Diciamo che questo accade solo per il 10% dei ragazzi e delle ragazze. Il resto è la dispersione di una società moderna, dove purtroppo quando la gente ha 16-17 anni poi magari trova qualche altra strada e lascia lo sport. Ed sì, quella è proprio l'età dell'abbandono, in effetti. Allora ricordiamo che noi siamo al campo allo stadio della Farnesina il martedì alle 15:15, anche il venerdì. Anche il venerdì, martedì e venerdì. Quindi martedì e venerdì, Club Atletico Centrale, WISP, Corsa di Miguel, per tutti i ragazzi, genitori che vogliono far fare i loro figli, per tutti i professori che vogliono mandare i loro allievi, quindi martedì e venerdì ore 15:15 l'appuntamento allo stadio della Farnesina. Poi ci sono i nostri amici dell'Ax Italia e del Comitato Regionale di Atletica Leggera della FIDE, che vi aspettano allo stadio di Garagalla, e la stessa polisportiva Gordiani Castello che vi aspetta invece allo stadio di Tor Tre Teste con il professor Mauro Pascolini. Allora adesso, Giorgio, io direi di vedere se riusciamo a fare il punto sui risultati proprio in chiusura, mentre è ancora in svolgimento il salto in lungo. Allora sentiamo Vuki, la responsabile dell'organizzazione delle scuole. Allora Vuki, intanto una battuta, un flash su quello che è stato questo Mille di Miguel, questa interminabile, infinita filastrocca di salti e di corse del Mille di Miguel e del salto in lungo di Jesse e Lutz. Io voglio prima salutare e ringraziare Valerio Piccioni, che spalla a spalla del 22 di febbraio stiamo girando Roma, provincia e regione. Siamo stati a Frosinone, siamo stati a Frascati, siamo stati Cerveteri, tutti i campi di Roma, cominciando dalle elementari, lo staffettone delle primarie, poi abbiamo cominciato con le medie superiori, il Mille di Miguel. Quest'anno hanno partecipato 260 scuole, intorno a 20.000 ragazzi, e consegnati 20.000 pettorali alle scuole richiesti. Siamo felici, siamo pieni di gioia, che non ci crediamo ancora che abbiamo fatto questo immenso, non dico sforzo,
questo meraviglioso lavoro. Non mi faccio applauso da sola, però ragazzi, avere 20.000 ragazzi in pista e grazie a questi meravigliosi professori che mi stanno guardando e applaudendo, grazie a loro che portano e ci credono ancora in quello che noi facciamo, credono alla nostra, io la chiamo missione, alla fratellanza, all'antirazzismo. Quest'anno anche oltre 2.000 al Ponte della Musica, il 31, scuole, bambini, famiglie. È un piacere e una gioia vedere questi numeri in pista e anche su strada. Io vi ringrazio e spero che l'anno prossimo si continua con questo ritmo e con questa voglia di andare in pista e avvicinare la pista di atletica a tutte le scuole e a tutti i ragazzi. E Miguel che fa correre tutti. Allora, la corsa di Miguel, la corsa che fa correre tutti. Tra l'altro ieri a Buenos Aires la carrera di Miguel con 3.000 partecipanti proprio nella via che è intitolata Miguel Venancio Sanchez, Cage Miguel Venancio Sanchez. Ora con Andrea vediamo di capire con i cartellini, portaci un attimo Vuki, grazie della collaborazione, i cartellini, così cerchiamo di capire anche le classifiche che naturalmente sono, usciranno fra poco, però naturalmente approfittando di questa diretta in modo avventuroso e cominciamo a leggere un po' almeno i primi di queste batterie. Adesso questo è per esempio il 1997 che abbiamo visto il successo di Matteo Pacenza ed ufficializziamo il tempo di Matteo Pacenza, 2:36:62 del Newton. Al secondo posto abbiamo Jean-Michel Jabour del Plinio Seniore, 2:42:08, al terzo Lorenzo Bruni del Garibaldi, 2:42:65, poi il 2:47:09 di Matteo Gala del Corgesu, poi Nico Blasi, 2:51:41, poi Valerio Cattabriga con il 2:51:94 e con questo il 97. Poi le classifiche, ripeto, sul sito www.lacorsadimiguel.it e sul profilo Facebook della Corsa di Miguel. Quindi questo per il 1997. Ora vediamo altre graduatorie che ci piace naturalmente leggere, almeno per quanto riguarda i primi posti. Ecco adesso il 1998 donne. Allora abbiamo avuto Francesca Fabrizi, vincitrice con 3:18:33, seconda Stella Carboni del Leonardo da Vinci 3:24:77, poi Livia Marciano 3:34:33, Chiara Bonusso del Talete 3:40:26 e poi Gaia Pizzuti del Gasman di via Torrevecchia che ha concluso la prova con 3:41:60. Questo per quanto riguarda il 98 femminile. Ora andiamo avanti piano piano, ecco, portiamoci se riusciamo a spostarci un momento. Intanto è sempre in corso di svolgimento la prova del salto in lungo e naturalmente il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione, all'Istituto per il Credito Sportivo che è tornato ad aiutare la nostra organizzazione del Club Atletico Centrale, all'Unione Italiana Sport per Tutti di Roma. Sì, leggiamo ancora qualche altra classifica qui. E intanto il salto in lungo, forse possiamo andare, non possiamo ancora andare sul salto in lungo, proprio cerchiamo invece di leggere un'altra classifica. 2001, stiamo andando un po' alla rinfusa. Alessia Mosca che abbiamo sentito poco fa, grazie Vuki. Allora Alessia Mosca ha vinto in 3:17:30, al secondo posto Bianca Barbesino della Farnesina, mentre Alessia Mosca è del Cavour, 3:21:85 per la seconda. Carolina Dursac del Pirelli, terza con 3:28:63, quarto posto per Martina Gregori dell'Orazio, 3:28:63, scusate, 3:26:87 era precedentemente il numero. Arianna Bella, quinta del Pirelli, 3:29:51. Quindi questo per quanto riguarda un'altra classifica che abbiamo registrato. Allora vediamo che si sta un po' svuotando adesso questo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, questo fantastico Stadio dei Marmi Pietro Mennea,
costruito nel 1932 e che da 3 anni ricorda la storia di Pietro Mennea, scomparso proprio il 21 marzo del 2013, 3 anni fa. Fu una mattinata terribile, feroce per tutti noi, per tutti gli appassionati di atletica leggera, e qualcuno scrisse che le piste di tutto il mondo cominciarono a piangere, ecco, per dare l'idea della perdita che avevamo subito. Allora, classe 2000 uomini maschile, ha vinto Federico Tramontozzi del Cicerone di Frascati, 2:36 e 87, secondo Simone Adamoli del Dante Alighieri, 2:37 e 19, terzo Luca Zanetti del Calamandrei, 2:39 e 10. Luca Zanetti, figlio d'arte, il padre Massimiliano è un triatleta appassionato. Ajub Idam dell'Alfieri, quarto classificato, in 2:41 e 10, e Simone Torturo del Pacinotti, quinto, in 2:43 e 26. Tanto ci sono i ragazzi che sono rimasti in tribuna e continuano a scandire il momento del salto in lungo. C'è anche un piccolo boato di entusiasmo per Andrea Bertoletti del Francesco d'Assisi. Allora, Gianni Bondini qui vicino a me, e vediamo adesso di fare anche con lui un consuntivo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ma soprattutto grande specialista, grande appassionato di tutto ciò che riguarda questi luoghi, no? Lo Stadio Olimpico, lo Stadio dei Marmi e tutte cose dove si muovono tanti progetti. Abbiamo sentito anche Roma 2024. Ecco, qual è, diciamo, il tuo stato d'animo di giornalista, di appassionato, di frequentatore di questi luoghi dopo una mattinata come quella del Mille di Micheli? Beh, oggi è stata una mattinata particolare perché qui è venuto anche un campione che conosce meglio di me questi luoghi, che è Giuseppe Gentile, che ha parlato con i ragazzi e ha visto questo nostro tentativo di salto in lungo, che è stato la novità di questa edizione della Corsa di Micheli. Questi luoghi sono fantastici, vanno leggermente viaggiati. Quindi, ecco, riempiti non solo della folla dello sport di vertice, quello è naturale, ma anche naturalmente di manifestazioni come queste. Giuseppe Gentile, lo ringraziamo ancora, e tra l'altro l'abbiamo visto proprio sugli spalti, Caterina Ruggeri, che un po' potrebbe essere una sorta di, come dire, di atleta che riceve il testimone da Giuseppe Gentile. Giuseppe Gentile, che è stato primatista del mondo, medaglia di bronzo nel 1968 a Città del Messico nel salto triplo, e qui è il salto in lungo, ma Gentile ha detenuto per lungo tempo anche il record italiano del salto in lungo con 7 metri e 91 centimetri. Allora, siamo un po' verso la fine di questa lunga mattinata. Intanto vediamo che i ragazzi, vogliamo anche ringraziare Andrea, che è stato uno dei protagonisti della macchina, diciamo così, dell'organizzazione per quanto riguarda le classifiche. E naturalmente, Andrea, è giusto anche una parola da parte tua. Tu, diciamo, sei stato praticamente travolto da un'ondata di numeri, però, diciamo, ti vediamo in salute, quindi sei riuscito a respingere questa ondata. All'inizio ti abbiamo visto un po' in difficoltà con questi cavalloni di centinaia e centinaia di ragazzi che hai dovuto digitare, diciamo, hai dovuto digitare i loro tempi. Com'è la situazione, com'è stata questa esperienza per te? L'esperienza è stata bellissima, e sì, i numeri sono stati tantissimi, sarà la prima volta, quindi non è stato facile gestire all'inizio la quantità di numeri, però, ecco, con calma e con pazienza poi alla fine sono rientrati tutti, e adesso stiamo facendo le classifiche in questo momento proprio in tempo in diretta, e ecco, dovrebbe essere pronte tra poco, il tempo di ordinare tutti in ordine di tempo, diciamo. Andrea, che lo ricordiamo, è uno appunto dei giovani che sta effettuando il servizio civile con l'Unione Italiana Sport per Tutti di Roma, quindi lo ringraziamo, come ringraziamo naturalmente gli amici dell'UISP di Roma che sono con noi in questo momento. Adesso chiamiamo anche Leonardo Zerulo, soprannominato il volontario, e una delle figure anche centrali di questa nostra organizzazione. Intanto continua il salto in lungo, dovrebbe essere un ragazzo del Calamandrei a saltare. Allora, ecco qui vicino a noi Leonardo Zerulo, una colonna portante dell'organizzazione, e ti abbiamo visto già ieri impegnato in quello che possiamo definire una sorta di dietro le quinte. Ecco, tu sei un
un uomo che conosce i segreti dal dietro le quinte, cioè qui c'è e abbiamo visto lo spettacolo delle finali, dei colori, di tutte le cose che naturalmente vengono celebrate con lo speakeraggio, con questa nostra diretta, poi però a monte c'è un lavoro, ecco, questo lavoro com'è? Difficile, appassionante, critico? Descrivici un po' che cosa c'è dietro le quinte di questo spettacolo. In una parola? È un lavoro di cuore, quindi quando si fa tutto ciò che si fa col cuore viene bene, insomma. Bene, e ti abbiamo visto tra l'altro un po' come capofila del progetto dell'alternanza che riguardava le scuole che si sono impegnate nell'organizzazione, non solo nel racconto giornalistico della Corsa di Michele e del Mille di Miguel. Bisogna fare veramente tanti complimenti a questi ragazzi. Assolutamente sì. E questo è stato il primo anno e i ragazzi, diciamo, sono andati abbastanza bene. Il secondo anno, spero tutti quanti, gestiranno sicuramente meglio di quello che hanno gestito quest'anno, essendo il primo approccio, chiaramente, però devo dire, se dovessi dare un voto direi ottimo, insomma, ecco. Benissimo, grazie dunque a Leonardo e ricordiamole queste scuole che erano qui per dare una mano all'organizzazione, l'Aristofane, il Kant, il Pacinotti, il Calamandrei, mentre sentiamo che continuano a succedersi i salti qui sulla pedana dello Stadio dei Marmi Pietro Mennea, Stadio dei Marmi che come sapete è una specie di fratellino dello Stadio Olimpico, anche se in realtà è più grande, visto, ecco, un ragazzo del Calamandrei, vediamo qui il suo salto, non riesce a chiudere il salto, ma almeno non c'è la manina traditrice, diciamo così, che generalmente ruba dei centimetri preziosi. E vi ricordavamo appunto che lo Stadio dei Marmi è stato costruito, è stato inaugurato nel 1932, mentre lo Stadio Olimpico è stato battezzato il 17 maggio del 1953 con la partita di calcio Italia-Ungheria 0-3. Vinsero i nostri avversari con la tappa del Giro d'Italia vinta da Minardi, che portava i corridori appunto da Napoli allo Stadio Olimpico. Purtroppo qui abbiamo un atterraggio non brillante, naturalmente come ci diceva il professor Giorgio Lo Giudice, bisogna stare anche un po' attenti e bisogna comprendere che per molti ragazzi si tratta di una scoperta, di un assaggio del salto in lungo, quindi è chiaro che non è una cosa facilissima. Allora io direi a questo punto di radunare un attimo tutti gli elementi di questa giornata e portarci verso la conclusione. Si è svolto qui allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea l'atto conclusivo di una vera e propria maratona dell'atletica, non nel senso di 42 km e 195 metri, ma nel senso di una giornata che ha sintetizzato, che ha riassunto con le finali ciò che è accaduto in tre settimane, nelle settimane scorse appunto. Hanno corso 20.000 ragazzi, ripeto 20.000 ragazzi, i ragazzi più veloci, e adesso intanto ci sono i ragazzi del Francesco d'Assisi che stanno incoraggiando un loro compagno di scuola. Allora, per quanto riguarda le premiazioni, saranno premiati i primi sei, ricordo per quanto riguarda le premiazioni, allora l'appuntamento venerdì 15 aprile con il Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano 74, dove saranno premiati i primi sei di ogni gara, qui delle 18 gare del Mille di Miguel ed anche del salto in lungo con i differenti trienni, quindi questo appuntamento. Vi ricordiamo invece un appuntamento con proprio le prossime ore, con ciò che accadrà per la pubblicazione dei risultati, quindi il sito della Corsa di Miguel www.lacorsadimiguel.it, il profilo Facebook della Corsa di Miguel, e quindi abbiamo queste due possibilità per conoscere tutti i risultati. E intanto anche gli amici delle Misericordie di Rieti che sono con noi, che hanno curato l'assistenza medica, ma restiamo ancora per un attimo sulla pedana del lungo e magari sentiamo la professoressa Proietti, per favore, la professoressa Proietti. Nando, Gianni, se puoi chiamare la professoressa Proietti, così sentiamo anche lei. Sentiamo anche lei. Qui è stata una delle protagoniste di questo Mille di Miguel, come sempre. Eccola qui, ti ringraziamo veramente, il Cavour presente come al solito in forze, e diciamo la verità, insomma, per voi
è un po' una gara nella gara per voi professoresse, nel senso che è chiaro che voi gareggiate sia prima nel portare e nel preparare i ragazzi, sia durante, correndo in qualche modo con loro, no? Sì, sicuramente, anche se devo dire che questa manifestazione per quanto mi riguarda è la più bella in assoluta. Noi partecipiamo anche ai giochi sportivi studenteschi di atletica, ma l'entusiasmo e la bellezza proprio dell'anima, diciamo, che c'è queste gare, anche il divertimento che tutti proviamo non lo riscontriamo mai in altre gare. Comunque sì, ormai partecipiamo da anni e ne siamo orgogliosi, grazie a voi. Una sola domanda per chiudere, il Cavour è una scuola dove comunque il livello proprio di base dei ragazzi che fanno educazione fisica è alto, cioè ci sono diversi ragazzi che corrono 3.15, 3.10, 3.20, ecco, per costruire, diciamo, una scuola nella scuola, mettiamola così, perché questa è una cosa che accadeva anche 5 anni fa, non è una cosa di oggi, che cosa si può fare, dove nasce, diciamo, questa tradizione? Ma la tradizione nasce dal fatto, innanzitutto, a volte è anche casuale, nel senso che noi abbiamo un'utenza, e in questo siamo fortunati, in cui molti ragazzi provengono anche da altri sport. Dall'atletica pochissime volte ci capita qualcuno che provenga dall'atletica, però è successo spesso di ragazzi che si sono avvicinati al mondo dell'atletica partecipando anche con la scuola. Noi facciamo degli allenamenti settimanali, però diciamo che la partecipazione, su questo devo essere sincera, non è altissima proprio per tutti gli impegni scolastici che loro hanno, però sicuramente in questo tipo di manifestazione loro hanno sempre un grande entusiasmo e partecipano volentieri, andando spesso oltre le loro capacità. Comunque, insomma, sarebbe auspicabile riuscire a coinvolgere più ragazzi possibili sempre, tutti gli anni. Sì, ma comunque già fate abbastanza, ecco, ve lo assicuro da osservatore obiettivo. Grazie alla professoressa Proietti del Cavour. Allora, siamo un po', ecco, la nostra amica del Machiavelli, vediamo un po' di fare il punto anche con loro. Eccola qui, testimonial di Roma 2024, anche lei. Allora, tu ricordati come ti chiami, ricorda a tutti i telespettatori di www.wisp.it. Allora, sono Mary del Machiavelli. Ecco, Mary del Machiavelli, allora parliamo proprio di questo, come te la immagini un'Olimpiade a Roma nel 2024? Che cosa ti piacerebbe che fosse? Vorrei che fosse un momento di riunione, anche di riflessione, e dato che sono accadute molte cose anche per quanto riguarda il mondo dello sport, e anche dal punto di vista di pubblicità verso Roma, come occasione per radunare, magari far sognare dei piccoli nuovi atleti, far sperare, come per esempio io ho sempre sognato di giocare magari alle Olimpiadi di pallavolo, non lo so, così. Va bene, quindi tu giochi a pallavolo? E per il momento ho smesso, però fino da quando avevo 7 anni ho fatto pallavolo per un bel po'. Allora magari Roma 2024 ti farà riprendere per avere questo sogno. Grazie Mary, allora grazie anche al Machiavelli, naturalmente, che è la scuola di Mary. Intanto sempre in corso di svolgimento il salto in lungo, abbiamo qui la nostra, lo sguardo della telecamera che ci racconta quello che sta accadendo sulla pedana del salto in lungo. E una pedana dove a questo punto non riusciamo più a capire, diciamo, a che punto, ma dovremmo essere un po' all'ultima delle 6 gare. Questo è un ragazzo del Calamandrei che è qui con il numero 58, vediamo la misurazione. Sì, dovremmo essere all'ultima, crediamo, delle gare del programma del salto in lungo. Vediamo Francesco Allori che 5.30, e magari possiamo, prima di chiudere, proprio avere un quadro della situazione nel salto in lungo. Vediamo di capire magari il salto in lungo come sta andando. Chiediamo a Giuliano magari se può chiedere che uno dei ragazzi ci venga a relazionare su quello che sta succedendo nel salto in lungo, dove vediamo che si succedono dei salti, diciamo, più impostati, meno improvvisati. Ecco, questo era un ragazzo del Cavour che ha concluso. Ora
li riconosciamo proprio dalle maglie, ecco quella del Calamandrei, 5-18, ci sono dei risultati decisamente più interessanti. Intanto un ringraziamento anche al gruppo sportivo Cat Sport che ha aiutato come sempre lo sforzo degli organizzatori di questo Mille di Michele, salto in lungo di Jesse e Lutz. Ecco, Jesse e Lutz, chi erano Jesse e Lutz? Jesse Owens e Lutz Long erano due grandi campioni che parteciparono alle Olimpiadi del 1936. Il vincitore fu l'americano nero Jesse Owens, il secondo fu il tedesco bianco di pelle bianca Lutz Long, ma nonostante tutto congiurasse perché si odiassero, perché non si rivolgessero la parola, perché in uno stadio dove si predicava il nazismo, lo faceva Adolf Hitler ovviamente in quei tempi, ebbene invece questi due ragazzi diventarono amici per quella giornata. Il 4 agosto del 1936 diedero vita a una fantastica sfida all'insegna del fair play, vinse Owens secondo Long, e tra l'altro a questa storia è dedicato un film che uscirà proprio tra poco, il film che si chiama proprio Race, che racconta la storia di Jesse Owens. Allora, che cosa sta succedendo sulla pedana del lungo, dove siamo stati chiaramente un po' più distratti, assorbiti anche dalle varie interviste? Mi sembra che questa gara sia, le misure stiano decisamente crescendo. E niente, siamo qui allo Stadio dei Marmi a saltare sulla pedana del salto in lungo e molti ragazzi hanno fatto salti di qualità. Abbiamo toccato i 5,80 m e adesso 4,82 e diciamo che ci sono molti talenti che potrebbero continuare e magari diventare qualcuno nello sport. Ecco, appunto, abbiamo detto 5,80 il risultato migliore in campo maschile. Ecco, mi sembra di poter vedere anche dal tuo occhio, vorremmo avere una conferma, e questi salti sono di ragazzi un po' più impostati, cioè gente che non è la prima volta che sta in pedana. Alcuni pare di no, ad esempio Owu, questo qui che sta saltando ora, fa dei salti eccellenti, sembra che salti da sempre, mentre ci sono altri ragazzi che magari praticano sport come calcio, che nonostante praticano uno sport, praticano il calcio, saltano molto bene. Bene, noi a che livello siamo, diciamo, quale gare mancano adesso sul salto in lungo? Mi sembra che ci avviciniamo verso la conclusione, però mancano ancora delle gare. Sì, stiamo finendo i salti dei maschili 99 e penso ci siano i salti maschili 98 e 97 ancora da fare. Sì, quindi dello stesso triennio che poi gareggiano insieme, e poi anche le ragazze, ecco i ragazzi del Calamandrei. Grazie ancora, e naturalmente la gara del salto in lungo sta continuando qui allo Stadio dei Marmi, baciato da questo sole incredibile, e bisogna dire che il Mille di Miguel è anche uno specchio di quella sindrome, di quella ossessione che ormai ha rapito un po' tutta l'Italia, questa mania delle previsioni del tempo, per cui è un continuo, la vigilia riempita da ansie che riguardano l'eventualità di nuvole che possono condizionare la giornata. Per la verità di nuvole ce ne sono state anche di pioggia anche, però almeno in questa occasione era previsto un tempo incerto e coperto, ma veramente queste nuvole non è che si siano viste in abbondanza qui allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea. Allora parliamo un attimo anche con i nostri amici delle Misericordie Rieti, un attimo solo, perché dobbiamo ringraziarvi per quanto fate. Ecco, naturalmente diciamo che questa giornata è un po' filata tutto liscio perché c'erano ragazzi obiettivamente più preparati, però spesse volte diciamo ci si confronta un po' con situazioni difficili dal punto di vista dell'assistenza medica, soprattutto quando ci sono ragazzi che, non conoscendo la distanza dei 1000 metri o anche dei 400 metri nel caso delle scuole elementari, sono portati proprio a strafare questa voglia di pista che a un certo punto li travolge, no? E quindi è sempre necessario cercare di raccontare che 1000 metri per esempio è una distanza che va assolutamente rispettata. Sì, infatti il consiglio che diamo è di risparmiare le energie, perché appunto molti ragazzi non sono abituati a farlo e vanno in affaticamento molto facilmente. Poi ci sono naturalmente distorsioni, contratture muscolari, che sono inconvenienti diciamo tipici di questo tipo di sport, però tutte situazioni risolvibili per fortuna, poi
sono giovani, si riprendono subito. Benissimo, un ringraziamento veramente grande per tutto il personale medico e paramedico che ha lavorato con noi e con le Misericordie di Rieti in tutti questi giorni dal 22 febbraio ad oggi, perché si è trattato veramente di un lavoro molto molto impegnativo. Allora abbiamo anche Franco Margutta, qui chiamiamo un secondo anche Franco Margutta, un altro appassionato organizzatore. Franco, se vuoi venire qui anche tu per raccontare un po' la tua esperienza. Diciamo che Franco Margutta è più che altro il ministro del percorso della Corsa di Miguel, la Corsa di Miguel madre, quindi ti cimenti con tutta un'altra serie di situazioni ovviamente ugualmente impegnative. E che cosa invece pensi di questo clima, no? Tu sei stato in diversi raggruppamenti eliminatori, stai vivendo questa finale, qual è la cosa che ti colpisce di più? Ma devo dire che appunto oltre la mia presenza sul percorso da più anni, questa è la prima esperienza che faccio, diciamo, all'interno degli stadi con gli studenti, e mi ha colpito l'entusiasmo dei partecipanti, quindi dei ragazzi che corrono, che si ci mettono in questa esperienza anche se sono dei neofiti, anche se alla prima esperienza si rendono conto dell'importanza del gesto che stanno facendo e quindi partecipano con un entusiasmo che è, a mio dire, commovente. Poi naturalmente c'è tutta l'organizzazione della Miguel, conosciuta da ormai più di 15 anni, diciamo 18 anni, e speriamo che la crescita continui come è avvenuta in questi anni passati. Ridò la linea a Valerio, che è molto più autorevole e prestigioso di me col microfono. Allora dunque, grazie a Franco Margutta, un altro esponente di quella organizzazione del Club Atletico Centrale che dà vita a tutta una serie di manifestazioni. Ricordiamo che si svolge alla fine di gennaio, l'ultima domenica di gennaio, la Corsa di Miguel dei 10 km e la Stra Antirazzismo, la passeggiata corsa per le scuole. E naturalmente dobbiamo fargli complimenti anche per come si sta gestendo la situazione del salto in lungo che credevamo diretto verso, spedito verso la conclusione, ma in realtà ci sono ancora due gare che si devono svolgere e sono proprio quelle delle ragazze meno giovani è un po' veramente azzardata come espressione, visto soprattutto chi parla, però insomma, per far capire l'ultimo triennio di cui era prevista l'organizzazione. Quindi adesso cerchiamo di capire quello che sta accadendo e perché ci stanno chiamando per attirare la nostra attenzione, e ora vediamo di capire magari con Francesco Allori com'è la situazione. Vi dicevamo, quindi stavamo facendo poi un riassunto che è stato interrotto da tutta una serie di situazioni che si sono verificate qui sul campo allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea. Vi dicevamo quindi che oggi si è svolta la giornata conclusiva del 1000 di Miguel e del salto in lungo di Jesse e Lutz. Si tratta di una manifestazione promozionale che è intitolata alla memoria di un maratoneta poeta argentino desaparecido che si chiamava Miguel Sanchez, che viveva nella grande periferia di Buenos Aires, la periferia sud, la più povera, in un comune metropolitano dell'Interland che si chiama Berazategui. E questa storia è stata scoperta da alcuni giornalisti argentini nell'anno 2000 e poi alcuni appassionati italiani hanno portato il ricordo di Miguel anche in Italia attraverso la Corsa di Miguel, che debuttò il 9 di gennaio del 2000 allo Stadio dell'Acqua Cetosa, che ancora non era intitolato a Paolo Rossi. Allora, intanto vediamo adesso di fare, dicevo, il punto della situazione per quanto riguarda sia il 1000 sia il salto in lungo, e intanto vi diamo appuntamento per il pomeriggio per quanto riguarda i risultati
del Mille di Michele, di Lungo, di Jesse e Lutz. Quindi l'appuntamento è con il sito www.lacorsadimichele.it e con l'appuntamento è naturalmente anche con il profilo Facebook della Corsa di Michele. Naturalmente il ringraziamento adesso va veramente a tutti gli amici dell'UISP, che hanno, l'Unione Italiana Sport per Tutti, che hanno accompagnato e diciamo ci hanno ospitato anche ovviamente in prima persona con il loro entusiasmo, garantendoci diciamo un palcoscenico per effettuare questa lunga diretta streaming. L'appuntamento quindi abbiamo l'appuntamento ripeto www.lacorsadimichele.it e poi sul profilo Facebook della Corsa di Michele. Da parte mia quindi un grandissimo saluto a tutti e naturalmente ricordo ancora le premiazioni venerdì 15 di aprile alle ore 17 presso il Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano 74. Grazie a tutti, viva l'atletica leggera, viva questa atletica leggera in particolare, quella degli studenti delle scuole di Roma e del Lazio, viva naturalmente il Mille di Michele, la Corsa di Michele, il ricordo di questo straordinario ragazzo, Michele Benanzio Sanchez, a cui non smetteremo mai di voler bene. Grazie a tutti.